Devi insegnare ai tuoi giocatori le cose importanti, non è, la cosa più importante non è passare sopra o sotto pick and roll, ma è amare questo sport. Un triestino al posto di un altro triestino sulla panchina della principale rivale di Trieste per la promozione in A1. Scioglilingua tradotto e Gianmarco Pozzecco, il successore di Matteo Boniciolli, alla guida della Fortitudo Bologna. Dopo la decisione di Boniciolli di chiudere l'esperienza con la F per motivi di salute, si era nuovamente sentito male e non aveva assistito al derby perso malamente a Forlì, la scelta è ricaduta sul tecnico ed ex stella del basket nazionale che dal 2002 al 2005 ha vestito la maglia bianco-blu, in parte allenato proprio da Boniciolli. E mega allenato, poi ho vissuto una vicenda un poco spiacevole con lui, nel senso che subito dopo un derby vinto tra l'altro poi contro Boscia Tanjevic, insomma un derby chiaramente molto sentito a Bologna. Gli era stato esonerato e mi, tra l'altro, non ero assolutamente contrario al fatto di continuare a giocare con Matteo Anzi. Per Pozzecco un'occasione importante dopo l'esperienza con Capodorlando e Varese e l'avventura croata come vice di Mrsic a Zagabria. L'ex Mosca Atomica eredita una squadra al secondo posto nel girone est con 36 punti, distante solo due lunghezze dall'alma capolista, ma reduce da tre sconfitte consecutive con Ravenna, Treviso e Forlì. Le sue parole in apertura di servizio sono da libro cuore, ma del Poz non possiamo dimenticare l'ironia e chissà che serva pure quella per rasserenare un ambiente non certo sereno. Ma sta male a Michael Jordan te che ruba da sul serio. Tu che te racconto faccio vedere? Sì. Se arrivi cameraman a... ho il fil qua, non so se... vado. Michael Jordan, giochiamo 5 contro 5, tutto campo, a sta Hop Gym, che è la palestra di Michael Jordan. Michael Jordan praticamente che passa la balla, che non arriva, ci parla, che la passa mai, se butta e il salta per buttarla in campo e la butta in campo Drio Gussino e mi ero... che mi facevo i cazzi miei in difesa, ho messo così e la cosa pare in mano. Quindi ogni tanto... E la leggenda narra che lo guardava come, ciao Michael Jordan, pensavo che eri un po' più forte.